Bentornati ragazzi, oggi siamo in compagnia di Scade Dado. Bella! Per giocare a What That Picture, il famosissimo show americano in cui io vi darò delle immagini zoomate e voi dovrete indovinare di cosa si tratta. Certo. Ho creato il layout stile Jeopardy. Idea sua? La sua è precedente a lui, eh. Mai più, eh. Io le sue idee non è che le organizzo. Mai più. Già mi hanno rotto le palle perché sono un presentatore casual e non giacchetta da presentatore. Effettivamente potevi spendere questi 50 euro per sto video da Zara, per un completo. Vorrei sapere cos'è Zara, ma non ne ho idea. Cioè, certo. La cultura generale è veramente sottoterra, bisogna lavorare con te su certe cose. Ho fatto un tabellone con tre categorie, facili, medie, difficili, 6 immagini per categoria, le facili valgono 100 punti, le medie 200 punti, le difficili 300 punti. La vera domanda, chi tiene il conto dei punti? Metterò una faccina vostra sulla casella corrispondente all'immagine indovinata. Non lo farà. Non lo farà mai. Non lo farà mai. Io al momento metterò una scritta, poi Gabriel farà un layout fotonico, non sta qua. Quello che paghi farà. Ah, ok. Come funzionerà? Inizia, ad esempio, Dado, mi sceglie una casella, ha un 10-15 secondi per indovinare, dopodiché pure Scade e Andrea potranno rubargli il punto indovinando l'immagine zoomata. Cominciamo? Cominciamo. Vai. Allora, io ti dico facile F. F, surrendi? F. Ok, prossima. A surrendare. Com'è? Ma è un perizoma. Non tocca a te. Sono nel culo delle pere. Che cazzo è sta roba? È una palla. Ah sì, ce l'ho, è facile. È una mosca, un moschito, una zanzara. Facciamo mosca. Io avrei detto una puttana col perizoma piegata in avanti. E le calze a rete. Calze a rete, mo di salame legato. No, sì, sarà l'occhio di una formica. C'ha del pelo. Io dico mosca. Dove dice mosca? Mosca, formica. Ma noi. Ma perché mi dici formica non è mosca? Ce l'ho, un insetto. Oh, ha vinto lui. Non puoi rispondermi una cosa che dice sul globo terrestre. È un'arachnide invece. È un'arachnide. Questo presentatore è sbagliato comunque. Cosa sarà mai? Una formica, è una mosca, non è una formica, sono due cose diverse. Io voglio la risposta giusta. Un insetto. Ma gli manca il naso o sbaglio? Cioè tipo Voldemort. Dove sono le ali? Queste qui sono solo gli occhietti. E quella roba in mezzo, che cazzo è quella roba? È quella che è un qui picciuccia. Sono i tentacoli. Quella in cui mangia la merda. Cthulhu. Arrivate. Ti lecca. Bravo Dado, ha indovinato quello facile facile. Dado, 100 punti. Scad. Io parto col botto. Vai. Finalmente qualcuno che capisce. Difficile. Sì. Però. È un tumore. È una brutta malattia. Questa è forse una delle più difficili, eh. Ecco, ti prego. Beh, è scelto difficile, è difficile. Allora, adesso gli specchi. Adesso la indovini. Dai, coglione. Che coglione, coglione. Guarda che tra un po' tocca loro anche. Io ce l'ho. Io ce l'ho, già ce l'ho. Anche io ce l'ho. Non è vero. Perché ci stai mettendo tu questo tempo, eh? Che, senti la pressure? Sento la pressione. Sembra. Sai quando mangi l'insalata che ci sono i pomodori? Tu vai al cesso e quando caghi quella roba lì ci sono i pezzettini di pomodoro piccoli. La puccia del pomodoro non digerita. Ecco, esatto, sì. Che cazzo fate con le vostre feci? State lì. Di solito digerisco molto bene. No, non la prendo. Non ci gioco tipo pomodoro. Sono solo io, va bene. Sbagliato. È sbagliato, beh. Ce l'ho io, è un popcorn bruciacchiato. No. Ce l'ho io, un pezzo di legno bruciacchiato. O un pezzo di carta, pezzo di carta. Pezzo di carta mi piace. Bruciacchiato è bruciacchiato. Non è né carta. Non è né legno. Né legno. Però potrebbe anche essere contemporaneamente sia carta che legno. Che cazzo vuol dire? Scusa, cioè, in italiano cosa cazzo vuol dire? Scusami. La carta la fanno con gli alberi. Cioè, per fare e quindi è un albero. Ci vuole sì, il voglio la risposta giusta, non mi interessa. È un ramo, sarà un ramo. Non lo ma so. No, allora, luce, è chiaramente una, è un... Fiammifero. Un fiammifero? No, ma ci siamo quasi. Questa cosa che vedete è effettivamente della carta bruciata. Cosa c'è in mezzo? È una sigaretta. È una sigaretta. È una sigaretta. No, scusate, non fumo. È una sega storta. Non ho mai visto una sigaretta da vicino, mi spiace. Ah, io le giro e basta, poi le vendo. Non credo sia legale. Oh, fatti cazzo tuoi. Vedi, è una siga storta. La sigaretta è la parte del braciere. Quella che mi spengo qua alle feste, diciamo. Sì, ok, va bene. Se non so i tuoi usi e costumi. Hai i problemi. Facciamo che anche questa non la diciamo. Devi parlarci di qualche due, problema. Due non si sente. Allora, secondo me io reggo il dolore benissimo. E quindi ad un certo punto, probabilmente molto avanti in un beer pong, perché non mi spengo una sigaretta sul braccio? Ne spengo una, non sento niente, ne spengo un'altra. Perché non provarne con un'altra? Chiamate il numero... In sovrimpressione. Se avete dei problemi simili a quelli di Cascad. Io non ho un problema, tu hai un problema. Penso sia quasi... mai avuto un problema. Negazione, mai, con te, va bene, Scad. Il primo sintomo, negazione, io non ho un problema, tu hai un problema, io non ho un problema. Vabbè, l'equivalente di farsi una siringa di 70.000 sostanze... Chiamate il numero sovrimpressione, se avete dei drogati di merda. Tocca a me? Sì. Beh, a sto
punto, giusto per completezza, M4, sì, volevo dire MD. Ci siamo dei drogati di merda. Il numero di sovrappressione, cioè quello che si spegne le sigarette, quello che si fa le siringhine, quello che si fa di MD. Là c'è l'acqua comunque, devi bere tanto quando bevi MD. Lo sai. Me l'hanno detto. Me l'hanno detto. MD. È una pasticca di MD quella. Facilissima. Ma ti giuro, la cosa più facile. Ce l'ho. Però tocca a me. Però tocca a lui. Testa di merda. Dai, è già fatta. Non è a fuoco perché. Immagino è a fuoco perché non ci vedo bene io. La lente macroscopica ha fatto giudice. Questo effetto. No, può dare una risposta, nove regole, può dare una risposta. Ma è media. È media questa. Volevo metterla in facile. Che mi sembra una cazzo di telecamera con l'obiettivo. Ma c'hai la merda negli occhi comunque. Sei quello più vicino. È una telecamera dezoomata questa, mi stai dicendo. Vedi che sembra un obiettivo qualcosa. Io so cos'è, quindi ormai la mia mente è già traviata da sapere cos'è e non riesco a vederci altro. Sembra una cazzo di lampadina con un... Maestro. Via le gabbie. Prego, ti lascio il punto, è giusto. È una penna. Di quelle... A sfera. Una penna a sfera. In che senso? Però è la punta della penna. Quella a gel, vedi? Con due, ma era zoomato... Tanto. Era riconoscibilissimo. Era ti giuro, la cosa più facile del mondo. Ho capito, cioè, non sono arrivato, non è che mi fai il fenomeno. Io metterei 50 punti anche per me, quindi ho regalato il punto, cioè potevo dirlo anche io. 100 punti per uno, 100 punti per uno. 100 punti per uno, vabbè. Dado. Boh, a sto punto facciamo quelli da 300, che qua è il gioco è troppo facile. Ti faccio la B di buttana. Baldrac. La B Dropbox. Io dicevo qualcos'altro con la D e la B, però... Ce l'ho. È facilissimo, è il melone. È il melone. Bro, ho spaccato tutto. Io questa che non l'ho mai indovinata. Ce l'avevo anch'io. Però sto giro col cazzo che ti becchi i punti. Sono troppo bravi, figa. A quanto pare sì, ma cioè... Ma io non ci arrivo mai. Non ci arrivo mai sta roba. Ma ragazzi, ma io ho fatto un anno di università, poi l'ho mollata guardare però i meloni. Qua così, col microscopio, così. Io vedo il mondo in maniera differente, non so che dire. Non lo vedi in modo. I 300 punti più facili della storia. Vai, Scad. C'è rimasto male comunque. Facciamo difficile... L'ho. Ma non è vero. Ce l'ho. Non è vero. Ce l'ho, te lo giuro. Vabbè, non puoi più rispondere per 30 secondi tu. Va bene, vai. Io mi metto qua comodo. Se la indovinate siete dei fenomeni voi. È la cartina quella qua dove avvolgo le cose per i panetti. Il Domopack. No. Come? Allora, un attimo, da partire la domanda. Che tipo di panetti, se posso chiedere? Quelli a 80 al grammo. Ah, le baguette quelle costose. Le baguette. Molto costose quelle baguette. Non lo so, mi arrendo. Io vedo tutto bianco, c'è un problema. Dado? Sono le mascherine. Hai sbagliato. Che cazzo dici? Non è una mascherina quella roba lì. Ma dici quella del Covid? Sì. Con la cordicina che te la metti qua dietro, boom. E il materiale è simile. Non è tipo un cappellino di quelli stupidi. No. Ma è una roba è una roba che si usa in medicina, secondo me. No. Siamo al fenomeno. Ho finito l'idea. Allora vi do un indizio. Si beve. Ti giuro che se ti bevi quella roba lì non stai bene. Te lo posso giurare. Ce l'ho. È la bustina del tè. È vero. Guarda. Vabbè, te lo meriti. Smurfata. Te lo meriti. Sì, te è lo proprio meriti. Quella. Ed è della... Ce l'ho, c'ho anche la marca, guarda. Tè al limone della Coppa. Vabbè, è stato un piacere giocare con voi, ragazzi. Io posso anche andarmene. Direi che per il content vi bandisco per un po' quelle difficili, così ricompriamo un po' di punti. Così possiamo prenderlo per il culo mentre lui sta... Cioè, lui è così... Così facciamo giocare anche i bambini a questo gioco che non sono capaci a distinguere le cose. Facile. Facile. Esatto. Ma che cazzo è un bruco? È un bruchetto. È schifo. Detto anche caterpillar. È questo coso qui preso da sopra. Dado. Una media bionda, MB. MB. Una birra. Ah, ce l'ho. È una pallina da tennis. Cioè... Poteva essere tipo l'entrata di un parco nazionale con l'erbetta. Devi girare il fuoco. Corretto. Posso giocarmi un'altra difficile? Ma tu puoi fare tutto quello che vuoi, Scad. Vai, Scad. DF. Ah, ma allora se la E ce l'ho anche perché... Dio... No, non si può dire queste cose. Dio. No. Non ha capito. Scad, era più facile, addio. Dai, taglia, andiamo avanti. Cosa scegli, Scad? DF. Tutti gli anagrammi che ha fatto Scad li lasciamo all'immaginazione. All'immaginazione. Te la indovino con un occhio, con quello destro che sono astigmatico. Oh! Non vedo un cazzo. Vabbè, neanche con tuo occhio. Ma quello che ho detto prima. Ti giuro che sembra un buco di culo. Come? Ti giuro? Sembra un buco di culo, sì. È vero, cioè c'è il proprio... Allora, io me la giocherei... Aspetta che sto zoomando. All'interno di un'arancia. No, è un popcorn. È un popcorn.
Coglionazzo. Coglionazzo. Ti stai facendo mettere le palle in testa da lui. L'ha visto prima quello lì. L'ha visto prima. Ha detto ha barato. Quando ho detto sulla sigaretta, ho detto popcorn. E quindi mi è rimasto in testa. Coglionazzo. Muto. Gabriel, immagine delle sue palle. Devo spezzare. Adesso Gabriel ti manda una foto delle palle con le spalle qua. Tocca a me. Media F. Basta, animali di merda, Cristo Dio. Sarà un cazzo di ragno, cioè... Il cazzo di un ragno? Il cazzo di un ragno? È un ragno. Hai visto anche i testicoli? È un ragno quel coso. Quel merdoso è un ragno. Risposta definitiva? Sì. Non è un ragno. Non è un ragno. Allora, io ho un insetto. Sì. Una zanzara, una formica, no. Cazzo ne so. Io ce l'ho. Allora, il colore secondo me è decisivo in questo caso. E ti dirò. No, ape. Sì, la do a dado. Dado stava semplicemente argomentando la sua risposta, che già sapeva corretta molto prima. Allora, se la sapevi, la dicevi per primo. Allora, ti fai dire prima. No, la prima l'hai sbagliata. Allora, io so che nella mente di Dado la parola ape è comparsa prima che nella vostra mente, quindi il punto di Dado. Ho capito, io poteva essere una vespa, magari ha sbagliato. Io leggo nella mente. Io sono con Dado. L'ho detto io. Ti tiro fuori la mossa segreta, Didi, Dado. Allora, io per onestà intellettuale ti dico, è tipo la lasagna, è la parte sopra della lasagna. È sbagliato, perché lo so. Una bagnotta. Tipo una ciabatta. Una ciabatta. No, non è pane. Allora, secondo me è la parte bruciata del crispy. Il bacon che esce. Il bacon, sì, che esce, che lo ritrovi lì tutto spappolato. Ragazzi, l'ha preso? No. Però era una bella azione. Ah, ok. C'era scusa, è più simile al pane che al bacon quella roba. È del legno. Teoricamente è del legno. Cioè, la parte dell'albero quella. Non del tronco. No. Ha a che fare col legno, quindi. Ti dirò un'altra volta, si beve. È il sughero di una bottiglia di vino. Corretto. Quello è un tappo di sughero. Quello è un tappo. Diciamo che è molto, molto, molto zoomato. Che cazzo di sughero è quello lì, mamma mia. Hai scelto l'unico tappo di sughero che non sembra un cazzo di tappo di sughero. Ti faccio i miei complimenti perché non era facile. No. Facile. D. FD. Cos'è sta roba? Questa doveva essere facile, ma come cazzo le scegli? Ma questa è facile. No, ti giuro che non è facile, devo coprire il cazzo. Ho sottoposto delle cavie a questo test e avevo paura addirittura che fosse troppo facile questo gioco. Allora, sai quella è la cosa più figa? Che se io levo gli occhiali divento una zucchina. Io non so che cazzo sia, cioè ho indovinato il sughero, ma questa roba qua non è... Ho indovinato il sughero, botto, aiuti. Io c'ho un'idea, posso? È un insetto, per forza. È un insetto. Tu non giochi molto le armi. Non mi hai messo nelle regole. Io parlo quando voglio, hai capito? Gabriele, gli levi dei punti, vaffanculo. Scusa, ha detto il primo che lo dice indovina il punto. Ho detto per primo. Ci inserisce così le regole. I 10 secondi li ho aspettati. Non la sapeva, mi sono inserito. Scusa, arbitro e giuria, le regole le spiegate lui. La prima volta il camper gioca competitivo anziché per cazzeggiare. Cioè gli ninja tutti i turni. Vabbè, questa volta punto a camper perché tu ne hai troppo. Beh, vabbè. Ma che cazzo di regalare? Di grazia, ne ho troppi io e da lui, così, a caso. Sì, basta prendere gli insetti, porca troia. Ti ha fatto le api, le cavallette, cazzo di insetti. Cioè, insetti erano tutti uguali. Tanto secondo me lì in mezzo ci sarà fotopalle. Volevo mettere una tipo fotocappella. Tocca Andrea. M-E. Ah, beh, facile. Cioè, facilissimo. No. Ti giuro che se ci mette più di 5 secondi li aninjo io, eh. Cioè, mi sembra una cosa in fiamme. Tutto a posto. Beh, anche gli occhiali più vicino. Pensa un po', è tipo una scuola americana, calcola quella roba lì. Esatto. Tutta quella roba lì. Beh, è una roba in fiamme. Tecnicamente. Ah, non lo so. Allora, lascialo lui perché mi... Non lo so, vai. Ahí sta. È pieno di punti, è quello. Puoi ninjarlo, Dado. Cos'è? Lampadina verde! È la cosa della lampadina che si illumina con l'elettricità. È la lampadina. What? La stecchettina della lampadina quando si illumina, che la attacchi alla corrente, diventa incandescente. Scusa, non ho fatto l'istituto tecnico, mi spiace. Capito? Cosa ce le hai? Quella roba lì l'hai vista? No, io esatto. Luci così non ce le ho in casa. È lì, davanti a te. Ma l'hai vista all'elementare quella roba lì? Ok, non ci ho pensato che zoomata venisse così. Compri bravi voi, ma guarda che neanche loro ci arrivavano, eh. Ma cioè, sono arrivato.
Tutti una volta nella vita abbiamo provato a bruciarci le retine guardando bene una lampadina che si accendeva o no? Io lo facevo col fuoco, era divertente. L'ha vinciata Dado questa? Allora, io farei 50-50. Tocca Dado. Ti faccio quella media, MC. Ed eccoci sulla superficie lunare. Damn, bro! What the fuck is this shit, bro? Perché è tondo? No, forse ce l'ho. Ah, e sei un pezzo di cazzo tu, perché quello è polistirolo. Un pezzo di cazzo? No. No. Non è polistirolo. Non è palesemente polistirolo. Che cos'è? Direi la schiuma del del cazzo? Del caffè latte. Assomiglia a quelle cose di gommina che ricoprono tipo le impugnature oppure la palettina del ping pong. Tipo il grip. Tipo il grip. Non è il grip di racchette. Allora, io vedo della terra. È terra, mi conferma. Regia, mi conferma che quella è terra. È terra. Ah, è la sola di una scarpa. Bella idea, ma no. Bianca. Durava poco. Bianca. No. E io l'ho già vista quella formina lì, eh. Ma è peculiare, eh. Cazzo vuol dire? Appena la sapevo. Non lo so, non ho fatto l'alberghiero, bro. È proprio di quell'oggetto lì, questa forma qui. Ma sono a tre o com'è? No, è tutto pieno di quella roba. Non è una suola. Non è una suola. Di nessun tipo di cosa che si infila. Se vuoi infilare, puoi infilare tutto, non la infilerei. Cosa c'ha la terra? È terra quella lì, si può sapere se è terra. Secondo me è terra. Sì, ma terra. Si interra molto questa roba. Ed è una roba... Ce l'ho! La pallina da golf! È vero. Bene. Chiudiamo con la riga verticale, così faccio tris. Ah, fai tris in verticale e in orizzontale. Esatto. Io ho già vinto 4 giochi contemporaneamente. Ha vinto la tombola, il tris. FC. La guardo 5 secondi e te la indovino. Ah, ce l'ho. Guardala anche 10. È pronta? No, aspetta, è facilissimo. È pronta? Dai. Colombo. Cioè, scusa. No, piccione. Ha sbagliato. Ma si può dire anche Colombo, credo. Si Colombo, piccione. Colomba, sbaglio, Colombo. Non era Colombo quello che ha scoperto l'America, ma era piccione. Piccione comunque, preso. Andrea, devi fare all'in qua. No, vedi, ci posso recuperare. A cazzo duro. Se indovino questo, indovino tutto. Ho capito. Di A. 5 secondi. Tu non me la puoi sbagliare. 5 secondi? 5 secondi. A lui glielo fai guardare tutta, poi 5 secondi per noi. La messa? Questa è del caffè. Posso andare? Vai. Sì. È del caffè. Sai che la schiuma del ciobar. È del caffè, ragazzi. Facile. Ah, hai indovinato lui. Vabbè, bravo. Che bravo. Bravo. Perché è così difficile? Non lo so. Beh, guarda che sul mio schermo in 2K sembrava quasi tipo una membrana cellulare di qualche sorta. Tiriamo fuori di nuovo la questione che bisogna cambiare presentatore perché non è capace di trovare le immagini, eh. Dado. MA. Ah, beh, dai, facile. È un pastello / matita. Scegli. Matita. È una matita? Non vedo, non so la punta. È un mandarino. È un mandarino. È chiaramente una matita HB con durezza. È un prefabbricato. Togli la buccia. Mamma mia. E c'ha la peluria. Ma secondo te è un mandarino quello lì? Molto zoomato. Quando sai che strappi la buccia ti rimane un po' la peluria. Ti dirò che anche la mia cavia, a cui ho posto l'immagine, ha detto per la prima volta mandarino e poi subito si è corretto. Era lui la tua cavia. Era lui la tua cavia. Era lui la cavia. Matita HB, quelle morbide per disegnare tecniche. Vabbè, vaffanculo. Poteva essere anche un pastello di quelli arancioni, perché non sapevo. Poteva essere un pennerello. Io sto giocando un altro gioco. No, le roba, ultime bro. Due FB e FE. Me la gioco FB. Non la so. Vabbè. Ma come non la sai? Non la so. Vabbè, plettro. È un plettro della chitarra. Cosa? Sai cos'è un plettro? Sì. Non so cos'è un plettro. Quello per schitarrare. Ok. E Andrea ha 5 secondi per farci la FE. È spazzolino da lenti. Bravo. Non era facile, eh? Non era facile. Ma come no? Era facile. È facile. Voleva darti il contentino, va bene? A giudicare dagli ultimi round non è che... Cioè... Bene, fate merda. Beh, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video. Vi ringrazio di averci visto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Bella! Ciao.